Buongiorno a tutti e a tutti. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Questo è un canale che ovviamente è così che io faccio per passione nel tempo libero. Diciamo così che do informazioni su quello che sta succedendo, dico la mia, ma anche cose studiate, insomma, che so. Allora, oggi voglio fare un video su questa diatriba che c'è fra due youtuber. Uno si chiama Fruttariana Libelli, che è una ragazza che fra l'altro abitava qui in Romagna, adesso a Dubai, e Maurice San, che è molto famoso. E niente, volevo dire che tutte queste punzecchiature che si danno, prima di tutto penso che, diciamo così, la Fruttariana sia un po' attratta da lui, in primis. In secondo, chiaramente mettendo nel titolo del video su YouTube Maurice San, si vede subito che le visualizzazioni aumentano a dismisura. E chiaramente sia uno che l'altro gli fa molto piacere questa cosa, più che altro alla ragazza. Un'altra cosa che volevo dire a questa ragazza, che io sono in simpatia con lei, perché quando viveva qua, era qui vicino, avrei piacere di conoscere, non per secondi fini, perché magari uno pensa, ma sì, ma tu sei un uomo, lei è una ragazza, allora, le solite cose. No, vorrei conoscere di persona, perché alcune cose che dice lei le condivido, però dà molto fastidio questa cosa dell'alimentazione, così. Però lei è troppo estremista, cioè lei fa passare il concetto che se prendi una bottiglietta di birra alla settimana stai male, ti viene il tumore. Non è così, tant'è che anche lei lo fa, però lei nel video non esprime questi concetti. Lei dice no, quello lì assolutamente no, poi dopo dice ah ma no, però perché avete visto che ho bevuto una birra allora mi criticate. Allora spiega meglio nei video bene cosa intendi. Allora, prima di tutto, mangiare solo la frutta non può essere una cosa generalistica. Anche lei questo sbaglia. Lei dice io sto bene, tu stai bene, ma non abbiamo tutti gli stessi intestini, lo stesso fegato, gli stessi enzimi digestivi. Io per esempio, se mangio solo frutta, vado sempre, come posso dire, al bagno e faccio una robina tutta fine, quindi vuol dire che il mio intestino non la tollera. Infatti da quando mangio, diciamo così, misto, quindi la pasta il meno possibile, la mangerò 3-4 volte a settimana invece delle 14 volte che di solito fa un italiano. E poi prendo, diciamo così, un po' di frutta però calato, un po' di verdura, una birra o due alla settimana. La pizza che fa male, lo so, la prendo una volta a settimana. Alla mattina non prendo più il latte perché appunto mi dava problemi che andavo sempre di corpo, e adesso prendo del tè con limone, che non è bello perché è come prendere l'acqua, delle fette biscottate con un po' di marmellata, possibilmente quelle artigianali naturali senza i conservanti. Comunque anche quelle che hanno i conservanti dopo 6-7 giorni, anche se le tieni in frigo, fanno la muffa, quindi vuol dire che, diciamo così, c'è un minimo conservante, eccetera eccetera. No, e quindi non si esprime bene, non esprime bene i suoi concetti, perché dice una cosa, poi viene sorpresa che fa altro. Le dice ah, ma adesso mi criticate perché ho preso la birra di qua e di là, cosa pensate che non la prenda mai? Allora esprimi meglio i tuoi concetti. Fruttariana, però non è che sono sempre solo la frutta, anche perché è impossibile. Sicuramente in passato gli esseri umani si nutrivano, sono frugivori, però se leggi la storia, almeno quello che ci hanno insegnato, perché ormai qui è messo tutto in discussione, anzi è venuto tutto fuori, chi ci ha creato, perché sta succedendo queste cose, si sa, no? Noi non siamo stati creati, come ci hanno detto, da Dio, quella di là, e Darwin, l'evoluzione della scimmia, sono tutte cavolate. Basti pensare alle piramidi e al Machu Picchu, dove c'è, come si chiama quella cosa lì? Non mi viene adesso il nome. Il Machu Picchu, ci sono delle costruzioni che in quell'epoca lì non potevano essere fatte da mani umane, e le piramidi uguali, quindi vuol dire che c'è una cosa soprannaturale che ha costruito quelle cose lì, e poi hanno creato questi noi, questi esseri umani divisi in razze, che anche quello non si è capito, perché come se ci fossero molte specialità
come le razze umane, molte specialità di queste persone soprannaturali. Però io la vedo in un modo studiato e penso che sia così. Poi dopo ognuno si farà le sue idee. In questo momento, secondo me, c'è una guerra fra queste razze di un altro pianeta, di un'altra entità, che vogliono imporre uno una regola che secondo me è il male, e uno invece un'altra regola che secondo me è il bene. Vedremo chi vincerà. Qui la situazione è messa molto male. Comunque, ritornando alla frutta reale, mi dà molto fastidio che lei per me sbaglia, che lei, secondo lei, è una persona che fa l'operaio 8 ore al giorno, è disoccupata, senza conoscerlo, cioè lei generalizza tutto, siete tutti dei falliti, ma scusami, se tu fossi nata con un'invalidità, fossi nata in una famiglia povera, quindi invalidità vuol dire che non puoi lavorare o puoi fare poche cose, nasci in una famiglia povera, in questa famiglia muore addirittura il padre, qua in tenera età del figlio. Questo ragazzo si ritrova a 7-8 anni con un'invalidità, sa benissimo già quell'età, perché lo vedi, che non riesce a fare determinate cose. Poi arriva l'età lavorativa dell'epoca, io sto parlando anni 70, 80, che non c'è il lavoro adatto per lui, e lui è costretto a fare dei lavori che si rovina la salute, quindi viene su. Che ti rovini la salute, arrivi a una certa età, 25-30 anni, che sei già distrutto, non puoi fare nessun altro tipo di lavoro e quindi non hai nessuna fonte di sostentamento. Tu che cosa faresti che critichi tanto? Cioè, lo hai detto anche tu nei tuoi video, vieni da una famiglia benestante, ti sei sposata, mi sembra, 2 volte, hai dei figli, però non voglio parlare di queste cose qui, però tu hai avuto un certo tipo di vita, quindi perché giudichi la gente che nasce laggiù in fondo, in basso, è costretta a fare una vita come dei cani. Altre cose, io non ho neanche una casa di proprietà, quindi io invece, rigirando la frittata e guardandolo in modo obiettivo giusto, io direi che invece rispetto agli altri ho fatto già più di quello che avrei dovuto fare, perché io partendo da laggiù in basso sono ancora vivo, perché questo è anche un'altra cosa che tu non capisci. Per fare un esempio, è come prendere uno che ha una Ferrari, andiamo a fare un giro nel circuito, ipotesi di Imola, e un altro ha una macchina tipo una Golf 2000 truccata, che non so, avrà 200 cavalli. Tu guidi la Ferrari, fai un tempo di 1,25, bel tempo. Io con sta Golf giro e faccio 1,27, e questo mi dice: oh, sono andato più forte io, 2 secondi in più. Ma secondo voi, con una Golf che arriva 2 secondi alla Ferrari in un circuito, chi è che è andato più forte? Cioè, questo, capito? Sto facendo l'esempio, oppure non so, anche l'esempio che l'ho vissuto io direttamente sulla mia pelle. Io delle volte vado con la bici da passeggio in giro, che pesa 18 kg, c'è i copertoni larghi così quadrati, non sono neanche tondi. Vado in giro, ci sono quelli con le bici da corsa che pesano 7 kg, e cioè, mi capita delle volte, siccome va di 25-26 all'ora, che questi qui mi si mettono dietro ruota, e che io ho la bicicletta col portapacchi, cioè veramente una cosa ridicola. E io mi giro e dico: ma che cacchio fai? Ma dico: ma ti metti dietro? Ah, oh, no, ma va bene, un'andatura buona. Ho detto: ma fai ridere, c'è la bicicletta da corsa e dietro uno con una bici da passeggio. Cioè, per farvi capire in quel momento chi è che va più forte, cioè, voglio dire, questo voglio cercare di far capire, però vede che la fruttariana non capisce, lei siccome è fortunata e lei dice che invece è stata brava nella vita perché si è saputo organizzare, eccetera, eccetera, allora si permette il lusso di sfottere gli altri, denigrarli, non va bene, non va bene assolutamente. Perché se c'è uno che deve denigrare le persone, potrei essere io, però non lo faccio. Ad esempio, quando vado in bicicletta fanno fatica a starmi dietro, ne stacco parecchi. Quando ho la bicicletta da corsa, stacco quelli che hanno la bicicletta da corsa. Io peso più di 97 kg, quindi non ho certo il fisico, il peso per andare in bicicletta, però mi stacco più della metà che incrocio per le strade. Non tengono il passo. Tennis uguale, ogni tanto gioco a tennis, che ho un'invalidità, ho una gamba più corta e un piede con 3 dita, quindi è impossibile giocare a tennis perché non ho gli appoggi, però ho un gran braccio, una gran tecnica e soprattutto una tattica, perché messo così devi avere una tattica, perché se mi spostano io purtroppo
posso fare solo 1 metro, non è che posso fare tanto. E anche lì vinco con della gente impensabile, gente che gioca da 30 anni a tennis, oppure ragazzini che vanno alla scuola col maestro, ragazzini di 16 anni, 16, 17, quindi che giocano a tennis da 8 anni, fanno 10, 10, 12 ore, 2 ore settimanali di tennis, io faccio 1 ora, 2 ore quando capita, ma raramente. Perché proprio non posso giocare io, perché mi verrebbe subito il mal di schiena, mi fa già male il piede quando gioco, quindi devo anche sopportare certe cose. Ecco, questo è il discorso, cioè se una persona è nata più fortunata, che mettiamo da 0 a 10, tu nasci a 10, ma lo dice anche nel Vangelo, la parabola delle monete, se Dio ti ha dato 10 monete, tu ne fai fruttare 9. Sei bravo, invece uno che ha avuto una moneta arriva a fruttare 5 monete, chi è stato il più bravo? Cioè, sempre quel discorso lì, come nasci? Quindi come nasci, poi si vede cosa vuoi fare, cosa fai, e poi si fa un giudizio. Invece lei, capito, parte là dall'alto, ma te per lavoratore in fabbrica sei un fallito, te sei disoccupato alla tua età, quindi vuol dire che sei un fallito. Ma non è così, cosa ne sai tu della vita degli altri, scusa? Tu lo sai che cosa gli è successo? Sai le sue condizioni di salute? Cioè, se ti raccontassi la mia vita, io fruttariana, te poverina, non capiresti lo stesso, ma non te in generale, la gente, perché vedo anche la gente che gli spiego, non capiscono, cominciano a giudicarmi, mo, ma te potevi fare quello, ma potevi fare cosa? Ma provate a vivere, provate a vivere. È come il discorso che io non ho l'auto, ad esempio, e devo girare tutti i giorni in bicicletta e fare la spesa anche con la bicicletta, con la borsa quando esco dal supermercato che pesa 8-9 kg, così. Quindi devo andare in bicicletta così, infatti. Mi sono venute fuori delle ernie cervicali perché è uno sforzo, ma non per 5 secondi, per 3-4 minuti. Non abito lontanissimo, però 3-4 minuti in bicicletta li devo fare. Delle volte ho fatto anche 10 minuti perché sono andato a fare la spesa 3 km. Per dire che la vita non è così facile come dice la gente, perché la gente a parole, ah, ma no, ma io alla macchina ci rinuncio volentieri, poi li vedi sempre in macchina anche per andare a fare la spesa mezzo chilometro. Provo tutti i giorni ad andare in bicicletta, pedalare, pedalare, ma mi è venuta fuori una tendinite. Perché tutti i giorni io, cioè io per andare, non so, in farmacia devo prendere la bicicletta, devo andare alla visita medica in bicicletta. L'unica volta che diciamo così, non uso la bicicletta, poi per modo di dire, è quando devo andare a fare una visita, magari a 15 km, e chiedo la macchina in prestito, però non è che me la portano sotto casa, devo andare da questo che sta a 4 km, poi riportare la macchina lì. Altri 4 km tornare indietro, cioè è pesante come vita. Dopo te mi dirai, ma il lavoro, ho capito, ma se nasci invalido, c'hai già la tua croce, cioè mi vuoi dare anche la croce del lavoro? È che la gente purtroppo ti vede che fai uno sport, magari dice, no, ma quello fa finta, ma cosa c'entra? Allora, le invalidità sono al 100%, 75%, 60%. Secondo di queste invalidità tu puoi fare delle cose o non puoi farle. Perché io se mi dessero un lavoro da fare 2 o 3 ore al giorno, un lavoro impiegatizio oppure manuale, semplice, io addirittura fino a pochi mesi fa, prima che succedesse questa cavolata di cosa lì che è inventata, io per esempio facevo le pulizie all'esterno, che è un lavoro duro, perché stai sempre così, spazi, pulisci, cioè, di che forte, perché in un'azienda grande con molti metri quadri, o pulire tutto. Ci vuole il tempo, devi stare sempre col capo chino e dopo un po' ti fa male qui perché è una posizione naturale. Comunque, volevo solo dire alla futuriana questo, di non usare sempre queste parole fallito e muori sano e fallito. Muori sano, racconta la sua, poi non lo so, questa cosa della piattaforma non piace neanche a me che lui chiede i soldi, punto, finita lì, non c'è bisogno di fallito, non fallito, ognuno farà quello che vuole. Quello che so è che entrambi state bene, che non avete un lavoro come lo considero io, per me il lavoro è lavorare con le braccia, se uno fa le chiacchiere non è lavoro. State bene tutti e due, campate senza lavorare e non rompete le scatole alla gente. Saluto a tutti, ciao.